valigia, zaino, giubbotto, non so se serva, puntini proteici. Tra poco vi dico cosa andiamo a fare. Non riesco neanche a portare tutto. Io e Dada stiamo andando a Rimini per uno specifico motivo che adesso vi dirò. E ne approfittiamo anche per fare questa cosa. Allora, io e Dada stiamo andando a Rimini per assistere al seminario di Andrea Gilardoni. Siccome appunto ci dovremmo fermare concretamente a dormire a Rimini, abbiamo ben pensato di portarvi con noi a dormire. Merda, mi sono dimenticato le cose antirumore. Non dormirò un cazzo come sempre. Dicevo, abbiamo ben pensato di portarvi con noi a dormire in un alloggio molto particolare. Ancora non vi spoilerò nulla, andiamo immediatamente a prendere quel tamarro logorroico enorme lombardo e poi vi daremo qualche notizia in più. Forza! Dove stai andando ad un concerto? Tu dove vai, maniche, comprare corte, porco dio? Ma non vado là così, ti pare che mi cambio già per il già prima del viaggio? Fattele tu così, bastardo. Buongiorno, è già tutto acceso qua, sempre a reccare. Ma dove siamo? Posso fare una vita senza una volta? Sì, perché la nostra vita è un film, Daniele. Sì. Chiudi, va, che c'è già freddo. Tra l'altro, intanto, diamo il benvenuto al braccio più bastardo della Lombardia. Esatto. Non ho ancora detto dove stiamo andando. Cioè, perché sto realizzando questo video? Dove andremo ad alloggiare? Io lo so. Sì che lo sai, è stata un'idea tua. Idea di Dadda, quindi più 24.000 euro e 320 sul conto. Ragazzi, oggi alloggeremo questa notte, però adesso capiamo quando riusciamo a farvi vedere la casa, perché forse entreremo stasera. Non lo so. Esatto. Col buio non si vede. Ve la recchiamo domani. Ve la recchiamo. Adesso oggi c'è questa cosa di recchiamo. Al massimo domani mattina ve la facciamo vedere completamente. Vediamo. Hai parlato del costume. È il mare. Pensi che devi tuffi da Hai già spoilerato. Non lo sapevano? Ragazzi, stiamo andando al mare. Stiamo andando al mare, ma alloggeremo in una sorta di. Come cazzo si chiama quella? Una palafitta? No, cos'è? Una casa galleggiante. Palafitta? Sì. Una palafitta? Sì, tipo una sorta di casa galleggiante, come se stessimo dormendo all'interno di una barca, praticamente. Perché è sopra l'acqua. È un po' difficile da spiegare. Come se. Houseboat si chiamano. Ma houseboat Rimini. Parla l'italiano, cretino. Si chiamano houseboat, quindi case barca, praticamente. E sono incredibili. E oggi proveremo per voi questa sensazione incredibile. Vi mettiamo qui qualche foto senza spoilerarvi troppo, perché ovviamente ve la faremo vedere noi concretamente domani. E dentro gli arredamenti, tutte queste cose sono come fossero degli arredamenti di una barchetta, di una barca. Ma non è fatta a casa? Sì, è fatta a casa, ma non come, che ne so, una stanza d'hotel. Si diversifica un po'. Okay. Io non hai visto le foto? No. Gravissimo! Comunque, al di là di questo, secondo te la reception tipo dove sarà? Sarà una di queste cose qui? No. Perché ce ne sono diverse, non è che ce n'è una unica. La reception devi surfare fino a metà boa. Sì, è arrivato. E lì fai dai dati e poi torni indietro. Sì. Comunque, ragazzi, non è una unica come la casa sull'albero, ma ce ne sono svariate e tu puoi prenotare la tua ed alloggiare lì. Oh, Dadda! Un viaggio, tre ore, abbiamo detto il luogo? Sì, Rimini, tre ore di strada, dove trovate degli individui dotati di cervello che vanno in macchina per tre ore per realizzare un contenuto. Dove? Sta guidando Dada, a metà strada cambieremo, intanto io mi sto occupando di editare lo shooting di Dada qua. Guardate che sporco il mio PC, però guardate Dada com'è. Ma Daniel! Cambio di guida per noi, ragazzi, un'ora e siamo arrivati. Puntata, fa una exit di 300 milioni di euro. Di sicuro, se tu stai pensando in un certo modo, come dei bravi studenti, abbiamo finito il corso adesso. Non siamo ancora entrati a fare il check-in, no. Quindi non abbiamo visto un cazzo ancora. Ma a sto punto direi che il tour lo faremo domani. Però stasera non vi lasciamo a bocca asciutta, perché proveremo il ristorante. Non ho capito se è proprio del posto o se è il ristorante più vicino, ma ce l'ha prenotato la signora. È sicuro che è di pesce. Sicuro è di pesce e si trova sul mare. E quindi sicuro che io mi prendo un fritto misto. Lo qua da. Io mi prendo l'antipasto crudo, 70 euro di piatto, porco Diaz. Allora, tu strisci. Tu strisci. Tu striscerai a terra perché berremo il vino bianco oggi. No. Sì. Non mi rompere il cazzo. Sì. No, domani dobbiamo correre. Appunto per quello dobbiamo correre. Allora, Daniel, perché qua c'è una sbarra? Dove siamo? Al confine? Guarda, se io vale per noi questo. Non tiro fuori un euro. Si parcheggia proprio in porto. Cosa che ti ha detto? Tenete la sinistra. Qua. Noi dobbiamo tenere la sinistra qui, perché ce l'hanno comunicato, ed entriamo in questa strada. Fino a degli uffici dobbiamo arrivare. Eccoci qua, torretta degli uffici. Dobbiamo chiamare un numero telefonico e arriverà qualcuno. Intanto, Dad, c'è una vista che dove trovi un amico che ti porta. Io non ho idea. Seconda cosa, chiavi della nostra houseboat. Ovviamente ci hanno detto di buttare via il biglietto, perché il parcheggio non si paga dentro. Con questo entri nel parcheggio quando vuoi.
poi adesso dovremo arrivare davanti, dobbiamo percorrere tutta la strada che è lunga, mi ha detto unica. Quando arriviamo davanti a uno sbarra dobbiamo prendere la A, si apre e poi possiamo parcheggiare davanti alla nostra houseboat che è la numero 4. Ok, perché non la 7? Perché la 7 è occupata da Cristiano Ronaldo. Stiamo percorrendo la strada, ragazzi. Sei emozionato, Dadda? Molto. Vediamo dove cazzo è sta. Più bello. Perché? Eh sì, con la luce è un'altra cosa. È la prima volta che arriviamo di notte, ragazzi, ma si prova anche questa esperienza. Eccola qua, ci siamo. Siamo davanti alla sbarra. Vai, premi il tasto. Guarda qua, che spettacolo. Non ci credo, Dadda. Guarda qua, guarda le case. Ma dai, Daniele, dove che sei? La 4, ferma. Dove vai? Dov'è la 4? Questa qua è la nostra, guarda là. Esco, qua ci vengono a uccidere. Ma perché? Non c'è nessuno. Tu ti butteresti qua per 1500 euro? Madonna. Madonna, ragazzi, guardate dove siamo. Adesso prendiamo le valigie. A parte che non vi vogliamo spoilerare troppo perché volevamo farlo vedere domani. Però anche col buio, guardate che bella che è, cazzo. Guarda qua, neanche nei Pirati dei Caraibi. Spettacolo, ragazzi. Guarda che non mi cade tutto dentro l'acqua. Bellissimo. Bellissimo. Ma non è clima adesso. Come non è clima? È di là la porta, eh. Dove vai? Dietro. Ah, è dietro. Vai, vediamo com'è qua la sito. Guarda gli oblò. Che spettacolo. Domani qua avremo l'acqua davanti. Ma veramente? Sì. Fermo, Dadda, fermo. Cazzo. Si muove, eh? Stai fermo. Ma c'è anche la terrazza sopra, Dadda. Mettiamo solo giù le valigie. Abbiamo 10 minuti e poi andiamo al ristorante. Guardate che buio, non si vede un cazzo. Spettacolo, Daniele, sono emozionato. Allora, noi abbiamo già visto qualcosa. Com'è, Daniel? Non si può dire. Domani. È bello. Intanto ti diciamo che è bello. Adesso andiamo a mangiare. Il ristorante si chiama Somar Lungo ed è proprio qui in Darsena. Quindi chi viene ad alloggiare qui effettivamente può andare a mangiare direttamente lì. Se noi andremo a piedi. Fanno il fritto misto, guarda. Noi andremo a piedi perché è veramente vicino. Anche se fa veramente freddo. Giusto per prendere la febbre. Tanto dopo saremo ubriachi marci. No, io non bevo. Io non so quanto romantica sia sta cosa, ma guardate qua. Questa qua, non questa, perché ovviamente questa è del pueblo. Quando saremo miliardari, Dadda avrà questa. Guarda questa, Dadda. Siamo arrivati al ristorante, ragazzi. Questo sembra molto carino, però la parte più bella dovrebbe essere dentro. Sarebbe stato bello venire al tramonto, Dadda. Vabbè. Somar Lungo, osteria di pesce. Ci saremo solo io e Dadda, probabilmente. Vediamo. Sono solo noi? Ma veramente? Sono solo noi. Non ci credo. Sono solo noi. Ma che bello qua. È la prima volta che ci capita di essere da soli in un ristorante. Cioè, poi è bellissimo, Guardate che situazione. Ma dove siamo? Oh, immaginati d'estate qua in terrazzo. Incredibile, Comunque, adesso guardiamo il menù. Anzi, vediamolo assieme. C'è una selezione di tapas, le crudità, i primi e i secondi. Adesso decidiamo un attimo e poi vi diciamo cosa abbiamo preso. Sicuramente prenderemo una bottiglia di bianco. Adesso decidiamo quale. Lì c'è un pianoforte. Tra poco Dadda ci delizierà con una delle sue canzoni. Sì. Allora io prendo il gran piatto tutto crudo. Poi prendo il primo con tagliolino al limone, gamberi, burrata d'andria e polvere di olive, mentre Dadda va di spaghettone con vongole sgusciate, cannolicchi, bottarga e caviale di aringa. E poi il tanto ambito fritto dell'Adriatico. Poi si vedrà. Poi basta. E il vino lo decidiamo adesso. Attenzione, si sta iniziando a spogliare, anche se il vino non è arrivato. Come sempre facciamo i finti esperti del vino. Oggi abbiamo preso un bianco col pesce, un Sauvignon. Daniele. Dai, diamo il via alle danze per cortesia. Provalo, io l'ho già provato. Guarda che scaramantico. Com'è? Buono. Prima volta che beviamo il vino bianco in un video, Pane buono. Fa provare. Senti, schiaccia. Guarda qua. Appena fatto, caldissimo. Ogni tanto il bianco ci sta comunque, vero? Mm. È un po' più leggero rispetto, cioè il rosso ti tira una stangata di quella. Questo è buonissimo. Buona fortuna ragazzi, nella vita. Allora ragazzi, sono arrivati i piatti. Oh, guarda qua. Ascoltami. Cavia, però posso dirti una cosa, questo non è un piatto del pueblo. Ho letto bottariga e sono già ubriaco. Bottariga. Ragazzi, Dadda non è più un uomo del pueblo. Non avevo letto caviale. Questo invece è tutto crudo, tonno, gamberi. Non l'ho mai mangiato il caviale. No? Tu sì? Sì, una volta. L'ostrica e vabbè, neanche questo non è un piatto del pueblo. Dai, proviamo. Intanto abbiamo già riempito il secondo bicchiere, vai. Vai, Dadda. È buono? Dai. Dai. È buono buono? Cazzo, mangia. Ma dai, stai fermo. Fa provare, va. Hai preso il caviale? Sì, guarda qua, dai. È pieno. Senti il gusto. Spettacolo. Buono. Buonissimo. C'è proprio di mare. Veramente buono. Guarda qua. Adesso proverò il mio crudo. Questo è tonno. No, Dadda.
zio porco. Ragazzi, mamma mia, quello? Non so. Prova il tonno, per favore. Io assaggio solo il tonno. Prova il tonno. Prendilo. Senti, questo non è il tonno che siamo abituati a mangiare noi, zio. Dai. Io prendo quello in scatola della Lidl. Anch'io, quello dell'MD, io, che c'è dentro l'MD. L'olio di oliva, appunto, che sì. È MD, l'olio di oliva. Sì, esatto. Questo momento è catartico, ragazzi. Ostrichella. Ho bevuto solo l'acqua, porco Diaz. Devi, ti ho detto che devi farle la forma. Col... Non siamo abituati a fare queste cose, no. Daniele. Hai rovinato il modo di mangiare. Buonissima. E questo? Nessun animale è stato maltrattato per realizzare questo video. Togliamo questo. Il carapace. Guarda. Vai. Qua. Incredibile. Si sente proprio il bagnasciuga. La sabbia. L'olio Johnson. Veramente buono. A parte gli scherzi, veramente buono. Nel frattempo continuiamo a bere infinitamente. Aspetta, Daniele, dove vuoi andare in bagno? Guarda qua. Cretino. Oh, è quasi finita, eh. Dai, stai fermo. Cretino. Quasi finito, ragazzi. È incredibile. Non so come abbiamo fatto. Me lo riempio anch'io un po', va. Tac. Oh, guarda. Dai, cos'è sta roba? Che frittata! Incredibile. Questo è il mio tagliolino con la burrata e i gamberetti. Dai, dai, assaggia. Vai. Da cosa vuoi che parta? Parti da... Il gambero. Sarà incredibile, proprio, ha proprio l'aspetto di una cosa buona. Buono? Un calamaro, un calamaro. Prova il calamaro, assieme al polipetto. Vai. Come scrocchia. Madonna, che ASMR qua. Beh, mangia quello. No, quello. Non so se ti piace quello. Mangia il coso, no, dov'è? Buonissimo. Questo, senti questo. Dai. Buono, buono. Tu neanche mastichi, mandi giù diretto. Cos'è? Burrata, d'Andria, pomodorini e gamberetti. Tu farei proprio una brutta fine. Tu? Con la burrata, a cagare in mezzo al porto oggi. Com'è? Ovviamente la frittura non la batte nessuno, però. No, la più buona la frittura. Eh sì, però è buona. Buona anche questo, buona veramente, complimenti. Daniel, dai, non urlare, coglione. Che cazzo vuoi? Sta finendo, guarda qua, finita ufficialmente la bottiglia. 6.000 euro di bottiglia, porco Diaz. E poi parli dei miei occhi, guarda lì. Abbiamo sbagliato, ragazzi. Abbiamo... Sto tremando, porco Diaz. Sì. Abbiamo preso un dolce, ma questa volta in due. Un tortino al cioccolato, ragazzi, fate finta di niente. È come se non fosse esistito. Da. Vai, aprilo, fai un po' di food porn. Chiudiamo ogni video del cibo ubriachi. Dai, apri sto tortino, ti prego. Non siamo troppo. Ti prego, non ce la faccio più, mi muori di pestarti. Dobbiamo come tirare conclusioni. Ma che no, adesso? Allora. Ma che conclusioni? Che siamo. Non abbiamo fatto vedere niente in sto video. Vai, apri. Da questo è orgasmo puro, questo, dai, questo quanto ce n'è? Prendilo anche con un po' di gelato. No, sì. Voglio assaggiare un pezzo così. Com'è? Vabbè, cioccolato, fratum. Prova anche il gelato, dai, guarda lì. Va. Buono? Veramente? Prima questo da solo. Prima un pezzo da solo, vai. È caldo. È il tortino. Spettacolare. Guarda da. Vai. Mamma mia. Vai. Buonissimo, veramente buono, cazzo. Non me l'aspettavo così buono. Dada non vuole che riprenda questo momento. Io ho preso acqua naturale. Sì, acqua naturale. Acqua con sale. Per digerire, ragazzi, sambuchina con ghiaccio e via i pensieri, Daniele. In bocca al lupo. In bocca al lupo noi. Quanto è buona la sambuca, Daniele. Mamma mia, ti spacco la testa prima o poi, guarda. Sta guardando tutti, credo. Fammi sentire il piano un attimo. L'ho scordato. Ma che scordato? L'ho già scordato. Che ne sai? È polverato. No, guardi, pulitissimo. Andiamo a pagare, ragazzi. Hai visto quanto abbiamo speso? No. E secondo te? Secondo me 130 euro. 103, l'hai visto, coglione? Ci ha fatto 12 euro di sconto, quindi totale 130. No. Onestissimo, Madonna. Per aver mangiato pesce. E di qualità. E di qualità, non esatto. Si vede qualcosa qui. Non si vede un cazzo, ma chi se ne frega. Dopo avervi rivelato il prezzo, ragazzi, 130 andiamo. 130 euro. 130 euro. Ragazzi, andiamo nella nostra houseboat e no, domani... Ma smetti di sbattermi addosso. Domani mattina, promesso, andremo a correre, sì. E vi faremo... Per smaltire, al solito. Vi faremo il tour, non ci credo. Vai, forza, su, iniziamo già a smaltire adesso. Oh, ci sono le foche monache, porco Diaz, che c'è anche. No, lì. Aspetta, anche tu ne fai tre almeno. Complete, eh? Guardate Riccardo come è migliorato. Oh, come mi sono migliorato, guarda qua. Guarda che schiena.
Basta! Tre erano, sennò vomitiamo. Adesso andiamo nella nostra houseboat. Domani mattina corsa più tour completo di tutta la struttura. Promesso. Sembri a New York col porto dietro così. Guardate, non c'è il porto a New York però. Sì che c'è. Ah, ok. Rifallo, coglione. Guarda che ti cade tutto. Vara. No, ma col cazzo che... No. Per rientrare nelle houseboat... c'è proprio il bottone così e tac, entri, vedete che spettacolo. Siamo rientrati in casa, ci sono 28 gradi e si muore dal caldo. Dad a dormire qua, io dormirò qua, non lo voglio sentire russare. Ragazzi, noi andiamo a dormire, Dad è già lì. Buonanotte Daniel. Buonanotte ragazzi. Lo abbandono qui nel suo letto. Posso chiudere la porta? Sì. Sì, perché russerai come un bastardo. E io invece ragazzi dormirò qui, su questo lettino qua. Buonanotte, ci vediamo domani. Devo dire che seppur siamo galleggianti sull'acqua. Stai zitto, seppur siamo stai fermo! Seppur siamo galleggianti sull'acqua, non si sta muovendo molto. Anche se c'è vento fuori. Dai, questo è tardo, fermo! Dai, coglione! Bastardo, mitomane! Ragazzi, comunque, siccome domani ci sarà la luce, se noi spegniamo tutto, guardate lì. Dada! Oh. Vieni a vedere! Ma cambia colore! Dai, guarda! Fischi. Vai, fischia di nuovo. Bravo, vedi? Già, è così, incredibile, oh, ragazzi, ma dove cazzo siamo? Buongiorno Daniel. Buongiorno. Buongiorno un cazzo Daniel. Come hai dormito? Vale. Andiamo a correre? Sì. Andiamo a correre ragazzi, anche se fuori c'è freddo. Ragazzi, ma voi pensavate che stavamo scherzando ieri? Guarda qua. Non si scherza un cazzo. Dopo una cena di vino e pesce, 7 del mattino, sul porto, il nostro obiettivo è arrivare in spiaggia. Forza Daniele. Che sembri uno di New York che sta facendo la maratona, porco dio, con gli occhiali anche. Perché fa parte del kit. Sì, del kit. Capito. Estetico. Daniele, dai qua. Ci sono le trincee qua, dai, da. Il nostro obiettivo l'abbiamo già raggiunto. Adesso facciamo il bagno. Ma che spettacolo qua. Ma che sensazioni di libertà. Forza. Che figata ragazzi. Siamo arrivati ragazzi. 5 km. Fatti, non... coscienza a posto. Andatura del cazzo, ma era più una corsa scialla. Sì, ma comunque correre sulla sabbia, porco Diaz. Allora, sembriamo in Siberia. È arrivato il momento catartico di questo video, ovvero l'houseboat tour. Finalmente, abbiamo fatto di tutto tranne questo. Lamborghini parcheggiata qui. Comodo comunque il parcheggio qua. E poi andiamo, vai da. Vai strada come fosse un agente immobiliare. Percorri il pontile. Qua fuori è il primo Dehors. Pensa a far colazione qua con la famiglia, con gli amici durante l'estate. Cioè sarebbe incredibile veramente. Bellissimo questo spazio. La nostra è la numero 4. Ovviamente ce ne sono una decina, forse un po' di più. E andiamo a vedere effettivamente la casa com'è fatta. Guardate tutti gli oblò. Sembra veramente di stare su una barca. Senti che vento. Qui fare colazione. Eh sì, questo Dehors è ancora più bello perché è sul mare, cazzo. Sul porto, però chi se ne frega. Guarda qui, oh, guarda cos'è quell'uccellaccio. Che bestia. Entriamo, ragazzi. Effettivamente entriamo. Allora, la prima cosa che salta all'occhio. No, la prima cosa che salta a te all'occhio è la macchinetta del caffè. Però questa, effettivamente, è una cucina utilizzabile. Cioè, nel senso, c'è tutto. Tranne, vabbè, il forno. Vabbè, il forno. No, il forno. Sì, vabbè, c'è il microonde. Vabbè, noi non abbiamo usato un cazzo, siamo vabbè, stati. Come si apre? Ghiaccia Riccardo. Qua sotto abbiamo tutti i bicchieri, guardate. Una vera e propria cucina, come fosse una cucina di casa. Qua vabbè, la sezione cestini. E qua tutte le pentole, anche per poter cucinare. Come dice giustamente Daniel, c'è anche la piastra. E anche un frigo di casa, praticamente. Poi, questo è l'ambiente complessivo, ragazzi. Qui vabbè, sono le nostre valigie. Ambiente iniziale così, piccolo tavolo per mangiare se c'è freddo, come adesso. Divano. La cosa figa è che qua ci sono tre letti. Cioè, nel senso, c'è questo letto dove ho dormito io. C'è questo letto qua sopra, ma qui sotto c'è un letto che si estrae e potete dormire anche qui. Fai vedere come diventa una stanza questa, per cortesia. Questa però in realtà diventa una stanza vera e propria, perché se tirate i muri così diventa una vera e propria stanza. E poi la stanza dove ha dormito Dadda è questa.
Guarda qua, ovviamente gli abbiamo lasciato sto letto perché lui è molto grosso e quindi negli altri non ci stava. Era comodo, scomodo, normale? Hai provato letti migliori? Come comodità? Io adesso ho il topper. Allora tu sei proprio come Bruno Barbieri. No, io perché avevo un divano, un letto duro come il... Come la merda, hai preso il topper. Vabbè, io non ho dormito abbastanza, cioè ho dormito abbastanza bene, eh? Cioè nel senso non è che mi sono svegliato. C'è lo specchio per guardarvi mentre fai l'amore. C'è lo specchio per guardarvi ovviamente quando fate l'amore e tutta la stanza è piena. Guarda la nostra macchina lì. Ci sono tutti gli oblò, però giustamente se fossimo in barca ci sarebbero gli oblò, quindi ci stanno, bello, secondo me. Però, bella, sì. Fai vedere anche il bagno, che bello. Ma questi sono degli armadietti, scusa? Sì. Ah, guarda qua. Avete pure l'armadietto così per poter mettere le cose, le prese in ogni punto. Questo è il bagno, ragazzi. Piccolo, ma anche questo veramente dotato di qualsiasi cosa. Anche la doccia, guardate che figata, con i colori che cambiano quando fate... L'amore. No, quando fate... No, quando fischi. Ah. Quando fischi. Dai, oh! Quando fischiate cambiano i colori. Adesso non si vedono molto, ma semplicemente perché c'è la luce. Qui altro oblò e se lo aprite vedete la vostra houseboat a fianco. Oh, l'houseboat tour è quasi finito, sì. Perché l'ambiente è piccolino. Però ci manca la parte forse più bella della casa, sfruttabile ovviamente no, d'estate. Però io... Cosa? Verrei una cosa così. Vero? Ma molto di più rispetto a un hotel. Rispetto a un hotel si sta molto una meglio qua. Una struttura vera e propria. Sì, sì, sì. Aria condizionata, che non è la struttura lottare d'estate. Aria condizionata, ragazzi, anche. Aria calda, tipo... E l'abbiamo usata noi come aria calda, abbiamo messo 25 gradi, si stava veramente da Dio. Andiamo su? Mm-hmm. Vai. Perché qui a sinistra, a fianco ad ogni casetta, ci sono queste scale molto particolari. Guarda, sembri un po' più un pinguino, sembri. Tu sali. Tac. Sali sopra una terrazza, un dehors superiore. A parte che hai una vista bellissima perché di là c'è la spiaggia. Guardate che figata. E anche di qua. Ragazzi, se non volete andare in spiaggia potete prendere il sole. E qui avete tutta la vista del porto con le altre barche. E queste qua sono tutte le houseboat che potete prenotare, insomma, ragazzi. Bello, cazzo. Veramente bello. E lì c'è il nostro fratto che sta correndo. Guarda. Grande, numero uno in assoluto. Prezzo complessivo, Daniele? Di una notte, non so se il prezzo sia dovuto a alla bassa stagione, se in alta stagione cambia, non lo so. Vabbè, prezzo che ho pagato? 100 euro di più, 150. Quasi. 160. 162 euro. Ok, 80 euro a persona. Secondo me ci sta, ci sta. Contando che puoi anche venire in 4. È un appartamento. È un appartamento, puoi venire in 4, 160 diviso 4, 40. 40 euro a testa. Non è male, eh. No. Non è male, ci sta. Sicuramente molto più economico rispetto alla casa sull'albero. Assolutamente. Poi, e forse preferiamo di più questo rispetto... A me è piaciuto di più. Vero? Qui sei a 3 minuti dal centro. Sei a 3 minuti dal centro di Rimini, sei sul porto, sei vicino alla spiaggia, quindi a livello di... C'è una botta che passa sott'acqua che ti fa sbucare direttamente al cocorico. Sì, appunto, drogato e pippato al cocorico. Hai la macchina del caffè. Avete tutto, ragazzi, tutto ciò di cui avete bisogno. Voto complessivo. Io gli do qualità, prezzo, tutto quanto, il fatto che ci sia il ristorante qua vicino. Io gli do 8.5/9. Anch'io. Oh, Dadda, grazie di cuore, grazie a te per avermi accompagnato in questa avventura marittima. Ragazzi, grazie a voi per aver visto il video fino a qui. E noi ovviamente ci vediamo prestissimo, mi raccomando, con altrettanti contenuti. Adios e hasta luego.